due volte, prima dei sequestratori e poi delle banche e dello Stato stesso. Quindi l'esigenza di fare un fondo in cui risarcire sostanzialmente e sostenere queste famiglie colpite dal fenomeno dei sequestri, nell'analogia con i casi anche mafiosi, mi pare che sia un atto assolutamente necessario. Mi pare che raccogliere questo appello che viene dal mondo delle famiglie dei sequestrati in questo provvedimento è assolutamente importante. Quindi credo che sia necessario che il Governo rivaluti il suo parere e possa accoglierlo. Bene, il Governo, prego. No, volevo rispondere all'onorevole Pili velocemente, perché il Governo sta chiudendo la procedura di infrazione proprio per quanto riguarda un fondo per le vittime da reato e quindi una cosa specifica non è possibile, ma stiamo lavorando per fare un fondo delle vittime che comprenderà anche l'aspetto che è stato sottolineato nell'ordine del giorno. Quindi confermo il parere favorevole, però come raccomandazione, e volevo solo aggiungere che comunque stiamo lavorando su questo fondo per le vittime. Pili, non insiste per la... va bene, ok. 6, Cuomo, accolto come raccomandazione, va bene? Sì. 7, Burtone, accolto come raccomandazione? Sì. 8, Bernini Massimiliano, accolto come raccomandazione? Sì. 9, Ermini, favorevole. 10, Bindi, favorevole. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Francesco Saverio Romano. Prego. Magari cambi microfono, collega, se non riesci ad accenderlo. Grazie Presidente. Prego. Il codice che oggi questa Camera si accinge a modificare è stato uno dei più grandi successi della scorsa legislatura. Ha contribuito a mettere a punto strumenti importantissimi per la prevenzione del crimine mafioso. Questo codice, soprattutto per quanto riguarda i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, probabilmente necessitava di una revisione. Probabilmente anche alla luce dei fatti che hanno coinvolto ultimamente il Tribunale di Palermo.